Bentornati ragazzi, sono Giovi Spa dello staff di Noi Malati di Foot, benvenuti nella player review di Antonio Candreva in form. Prima di iniziare, se volete acquistare crediti passate da Bitcoins FIFA, troverete il link al codice coupon malati 15 qui in descrizione per avere il 5% di crediti in più. Antonio Candreva, alla destra, italiano della Lazio, in questa sua versione in form. Parto subito dalla cosa che più mi è piaciuta di questa carta, ovvero la potenza a tiro. In pratica, quando tiravo con lui, il portiere quasi me la bloccava, perché tirava troppo forte. Io ne ho fatti pochi di gol perché comunque si sente che non ha un'altissima finalizzazione. Sulla carta ha 95 di potenza a tiro e 76 di finalizzazione. E anche se tira in maniera potente, è anche vero che non c'entra sempre la porta. Ha un 83 di tiro con un piazzamento che mi ha un po' deluso. Anche se sulla carta è un 81, in game a volte si estraniava dall'azione offensiva, però veniva aiutato dal suo workrez alto-medio, ma il suo piazzamento rimane pur sempre un contro. Ha anche un 88 di long shots, 83 di tiro al volo e 92 di rigori. Per i tiri dalla distanza c'è il problema della sua finalizzazione, così come per i tiri al volo. Per quanto riguarda i suoi tiri a giro, non mi sono piaciuti. Tirava piano oppure li sbagliava. Vi consiglio di tirare di potenza con lui. Finalizzazione che non ho inserito tra i contro perché non è proprio così brutta. Poi ha anche un buon fisico che utilizzava nei contrasti. Ed i difensori non hanno una vita facile con lui quando fanno i contrasti. Ha un 76 generale con 96 di resistenza e 72 forza. In generale ha un buon fisico, ma non è proprio un top. Però c'è da dire che per me pecca in equilibrio e agilità, perché sembra un po' macchinoso e tende anche a sbilanciarsi. Anche se sulla carta è un 81 di agilità e un 79 di equilibrio, in game sembra un 65-70 di agilità e un 60 di equilibrio. Sa fare molto bene i dribbling, quelli veloci e quelli con le skill, grazie soprattutto alle sue 4 stelle skill che ho inserito tra i pro, e devo dire che tutto sommato il suo dribbling mi è piaciuto. In generale ha 87 di dribbling con 82 riflessi, 88 controllo palla e 88 dribbling. Ha un buon controllo palla, anche se alle volte se l'allungava troppo. Personalmente di testa non mi staccava quasi mai, perché lui li fa i cross, e quelli che fa sono veramente ottimi, così come i suoi passaggi. Anche col mancino, visto che ha 4 stelle piede debole. Sulla carta ha 83 di passaggi suddiviso in 84 di visione, 88 cross, 84 passaggi corti, 76 passaggi lunghi e 80 di effetto. Quest'ultimo rientra anche nei tiri, ha anche degli ottimi calci piazzati, infatti mi ha fatto qualche assist direttamente da corner e sulle punizioni naturalmente tirate di potenza con lui. Poi un'altra cosa che volevo aggiungere nei passaggi è il suo passaggio lungo. Sulla carta è un 76 iscritto, però in game sembra un 80-85 per me. L'ho utilizzato come esterno destro e come ala destra. Come esterno destro sembrava un po' estraniato dalle manovre offensive, invece da ala destra andava un filino meglio. L'ho utilizzato con lo stile intesa base e vi consiglio il base, oppure potete optare per un predatore per aumentare più 3 di tiro e passaggi, oppure qualcosa per aumentare ancora di più il suo fisico. Ha un prezzo abbordabile, circa 200k, ma non è pochissimo e nemmeno tantissimo, e non l'ho inserito né tra i pro e né tra i suoi contro, in fin dei conti. Poi volevo parlarvi ancora della sua potenza tiro, perché per me è qualcosa di forte, perché comunque tira di quelle sassate belle che il portiere non può parare. Poi comunque il suo long shots sulla carta mi sembrava più basso rispetto all'88 che c'è scritto, perché a me sembrava più un 80. Non l'ho inserito tra i contro perché comunque dalla distanza sa tirare, però comunque la sbaglia spesso e volentieri, ragazzi. Riassumendo però, abbiamo tra i pro potenza tiro, calci piazzati, passaggi, 4 stelle, skill e il dribbling. Come contro abbiamo agilità, equilibrio, purtroppo, tiro a giro e il piazzamento. Il voto che gli ho dato a questo giocatore è un 7,5, perché tutto sommato è un buon giocatore, con prezzo abbordabile. Però in una full if, secondo me, ci sta. Una full if Serie A ci sta.
Ma se dovete fare una squadra incentrata solo su di lui, se dovete farvi una squadra che debba girare su di lui, ve lo sconsiglio. Dunque ragazzi, questa player review termina qui. Se vi è piaciuta non dimenticate il mi piace, lasciate un commento qui sotto per quale player review vorreste vedere in futuro su questo canale, non dimenticate di iscrivervi a questo canale, non dimenticate di mettere mi piace alla pagina Facebook per restare sintonizzati sulle notizie di foot. E dunque ragazzi, qui è Joey Spot, vi saluta e vi ringrazia.